Scala Incontra la Danza sta incentivando molto il turismo. Scala Incontra la Danza è stata una bellissima manifestazione, questo è il primo anno e noi siamo stati veramente contenti di ospitarla, perché è bellissimo vedere tutti questi giovani accompagnati dalle mamme che girano per il paese, il palcoscenico montato al centro della piazza, che ballano dalla mattina alla sera. Noi siamo veramente contenti e soprattutto questa manifestazione sta incentivando molto il turismo su Scala, perché poi tutti questi ragazzi dormono a Scala, negli alberghi, nei bed and breakfast, negli agriturismi, nei residence, nelle case vacanze, ed ecco, anche in questo periodo un po' particolare di crisi è stata veramente una cosa positiva, ecco, per noi. Quindi c'è un vero e proprio movimento, tra l'altro la location si presta anche. Sì, un vero e proprio movimento, perché il paese di solito è molto tranquillo anche a luglio, anche ad agosto, allora vedere tutti questi giovani così veramente piace sia a noi che comunque anche ai turisti che sono già comunque, che stanno qui già sul posto, che poi a tutti i cittadini che sono contenti di vedere tanti giovani. È bello, è molto bello. Tra l'altro ci sono tante altre iniziative proprio qui col Comune di Scala. Sì, ci sono tante altre iniziative importanti. Dopo Scala Incontra la Danza, dal 22 al 27 luglio ci sta la settimana del Made in Italy, che è una delle iniziative più importanti che abbiamo su Scala, finanziata dal Ministero dell'Ambiente. E subito dopo ci sta, vabbè, la festa patronale, che comunque richiama molta gente perché è a San Lorenzo, quindi con la classica festa patronale col concerto bandistico, che è sempre bella. Poi dopo, ad agosto, il 19 agosto, abbiamo la rievocazione storica del matrimonio medievale, che è un matrimonio avuto fra Marinella Rufolo, nobildonna di Ravello, e Antonio Coppola, nobile di Scala. E poi subito dopo abbiamo Scala Incontra New York, che ci sarà da fine agosto, l'ultima settimana di agosto, la prima di settembre, per arrivare poi all'11 settembre, quando ci sarà poi la commemorazione che viene fatta tutti gli anni da Scala. Quindi questi eventi internazionali sempre qui a Scala, quindi in questo momento continuiamo a danzare con Scala Incontra la Danza. Sì, infatti.